dello stesso autore, ascolta Storie e misteri siciliani, scritti dal destino. Mi chiamo Fabio Fabiano e sono un giallista. Ho scritto diversi libri, raccontato tante storie, ma guardando la realtà sono accorto che il destino ha dato vita a degli eventi che farebbero impallidire i migliori scrittori e drammaturghi del mondo. Dopo aver visto ciò che mi circonda e aver studiato i documenti del passato, ho pensato che non mi restava che raccogliere questi casi creati dal destino e raccontarveli. Storie e misteri siciliani, scritti dal destino. Storia della mafia americana di Fabio Fabiano. Musiche di Thomas Nicosia. Schulz l'olandese. Arthur Simon Flegemeier nacque il 6 agosto del 1902 nel Bronx, un popoloso quartiere di New York. Conosciuto come Schulz l'olandese per i suoi metodi violenti, sia per il suo aspetto fisico germanico. Figlio di due poveri immigrati tedeschi di origine ebraica, il padre abbandonò lui e il resto della famiglia quando egli era ancora bambino. Ciò traumatizzò molto il piccolo Arthur. Fu in questo periodo critico che il piccolo abbandonò la scuola e si unì alle gang di microcriminalità minorile del Bronx. Nel 1919 venne condannato a 17 mesi di riformatorio per furto coscasso. Fu un detenuto difficile da gestire. Dopo essere stato catturato in seguito a una fuga, la sua condanna fu allungata di altri 2 mesi. Rilasciato sulla parola l'8 dicembre del 1920, iniziò la sua attività quale contrabbandiere di alcolici durante il proibizionismo negli Stati Uniti. Utilizzò la sua società di navigazione per importare, di contrabbando, liquori e birra a New York, dal Canada. In conseguenza di questa attività, Schulz iniziò a frequentare noti criminali e divenne meglio conosciuto nel mondo della malavita come l'olandese Schulz. Nel 1920, così come molti tra i più importanti criminali dell'epoca, quali Lucky Luciano, Frank Costello, Meyer Lesky, Bugs Siegel e Jack Lex Diamond, passò a lavorare per il gangster ebreo Arnold Rothstein, occupandosi del contrabbando di alcolici e di stupefacenti. Nel 1928 Schulz iniziò a lavorare come buttafuori presso Lab Social Club, uno speakeasy nel Bronx, di proprietà di un gangster di nome Joe Noi. Noi rimase impressionato dalla brutalità di Schulz, tanto da decidere di intraprendere un'attività criminale assieme a lui. Presto aprirono altri locali, illegali, nel Bronx, dove venivano somministrati alcolici. Essi utilizzarono i propri camion per ridurre gli elevati costi di consegna, trasportando la birra prodotta da Frankie Dunn, un birraio di Union City, nel New Jersey. Schulz fu solito guidare il mezzo tenendo pronto all'uso il fucile da caccia per proteggere i camion da eventuali dilattatori. L'olandese con la violenza costringeva i clienti a comprare i loro alcolici. Schulz e Noi diventero grandi amici e si scontrarono con i fratelli John e Joe Rock, che contrabbandavano alcolici nel Bronx. La contesa iniziò poiché i fratelli si rifiutarono di comprare birra da Noi e Schulz. Alla fine John, il fratello maggiore, accettò di collaborare. Nonostante ciò, suo fratello minore Joe si rifiutò. Una notte la banda di Noi Schulz rapì Joe, lo picchiò e lo appese a un gancio di macellaio. La sua famiglia pagò $35,000 per il suo rilascio. Dopo il suo ritorno, divenne cieco a causa delle sevizie ricevute. Da allora in poi, la banda Noi Schulz non ebbe rivali, espandendosi in tutto il Bronx. Il contrabbando, durante il proibizionismo, rese Schulz molto ricco. La sua organizzazione criminale, costituita da spietati e brutali criminali di origine ebraica,
era l'unica borgata che poteva essere considerata dello stesso livello delle cinque famiglie mafiose di New York, tanto da non essere sottomessa agli italiani. Assieme a Joe Noe, Schulz entrò in diretta concorrenza con il suo ex socio irlandese, l'ex Diamonds, poiché spostarono il loro mercato di vendita di alcolici a Manhattan. Questa mossa azzardata portò una guerra per il contrabbando con la mafia irlandese di New York, guidata proprio da Jack Legs Diamond. A loro si unì anche il gangster di origine napoletane Carlo Campanella. Questo scontro portò all'uccisione, il 15 ottobre del 1928, di Joe Noe, su ordine di Diamond. Nelle prime ore del 16 ottobre del 1928, Noe fu colpito a colpi d'arma da fuoco ripetutamente fuori dallo Chateau Madrid, uno speakeasy di New York. Il gangster, sebbene gravemente ferito, riuscì a rispondere al fuoco. Una Cadillac blu fu vista sbattere contro alcune auto parcheggiate e perdere una delle sue porte prima di allontanarsi a tutta velocità. Quando la polizia trovò l'auto un'ora dopo, scoprirono il corpo di Lewis Wenberg sul sedile posteriore. Intanto le condizioni di salute di Noe peggiorarono, tanto che morì il 21 novembre. Schulz fu sconvolto e si adirò per la perdita del suo amico e mentore. Per rappresaglia, ordinò l'uccisione di un socio di Diamond. Infine, nel 1931, Diamond venne assassinato dai killer assoldati dallo stesso Schulz. Nel frattempo, Vincent Cole rubò alcuni carichi di alcolici di Schulz, causando un conflitto che provocò un certo numero di morti da entrambi le parti. La rivalità durò fino al 1932, quando Cole venne ucciso in una cabina telefonica dagli uomini di Schulz, che gli spararono con un mitragliatore Thompson. Finita l'era del proibizionismo, Schulz, associandosi al mafioso siciliano Ciro Terranova, spostò i suoi affari illeciti ad Harlem e ottenne con la violenza e le intimidazioni il controllo di numerosi racket, quali le lotterie clandestine, le scommesse sui cavalli e lo sfruttamento della prostituzione. Schulz impose anche il pagamento del pizzo ai commercianti della zona. Coloro che si rifiutavano venivano sfregiati con il vetriolo. Inoltre controllò il sindacato dei lavoratori impiegati nella ristorazione di New York e riuscì a trarre illeciti guadagni dagli iscritti estorcendo denaro ai titolari dei locali, minacciando di non far lavorare le maestranze. Il 29 aprile del 1935 a Syracuse e il 2 agosto nella località di Melon, il procuratore speciale Thomas Dewey cercò di incriminare Schulz per evasione fiscale, come era già successo ad Al Capone. Si svolsero due processi. Il gangster, in entrambi i procedimenti, venne assolto, corrompendo i giurati. Non pago dell'assoluzione, Schulz decise di uccidere il procuratore Dewey. Mise i suoi uomini alle calcagne del procuratore speciale. Nel giro di qualche settimana individuò il luogo dove effettuare l'eccellente omicidio. Dewey, la mattina appena uscito di casa, era solito entrare in una farmacia e telefonare al suo ufficio per conoscere le novità della nottata. Premeditò di fare intervenire un singolo assassino che con una pistola silenziata avrebbe potuto indisturbato uccidere il procuratore e il titolare della farmacia. Per realizzare l'omicidio si affidò al miglior killer della piazza, ovvero Albert Anastasia. Quest'ultimo immediatamente mise a conoscenza della commissione le intenzioni dell'olandese. Del resto Schulz era convinto che Dewey costituiva una minaccia per tutti i boss della Cosa Nostra. La proposta invece venne rifiutata dagli altri capi, secondo cui questa soluzione avrebbe potuto danneggiare i loro affari. Tra gli accordi preliminari che avevano sancito la nascita della commissione,
c'era quello di non colpire i poliziotti e i funzionari onesti dello Stato, per evitare di scatenare le istituzioni contro le famiglie mafiose. Schulz prese male questa decisione e si convinse che la commissione cercava di impossessarsi delle sue attività criminose utilizzando i tribunali. Pertanto decise di eseguire l'omicidio senza l'appoggio della commissione. In verità, la commissione, considerato l'atto di ribellione del gangster, ordinò l'omicidio di Schulz alla Mulder Incorporated, il gruppo di killer italiani ed ebrei. Alle 22:30 del 23 ottobre del 1935, a Newark, nel nightclub Palace Chop House, nell'area metropolitana di New York, Doug Schulz, il contabile Otto Berman e i suoi due guardiaspalle vennero colti di sorpresa da 9 sicari. Schulz, nel momento dell'agguato, si trovava nella toilette. Appena aprì le semiporte girevoli, venne colpito da 3 proiettili, 2 al torace e 1 alla schiena. Anche le sue guardie del corpo furono colpite ed uccise. Schulz, che intanto era stato ricoverato in ospedale, fu battezzato e ricevette l'estrema unzione da un prete cattolico su sua richiesta, poco prima di essere operato. Schulz restò agonizzante per quasi un giorno. Durante l'alternanza di stati di lucidità e perdita di conoscenza, parlò con sua moglie, sua madre, un prete, con la polizia e il personale ospedaliero. Morì di peritonite il 24 ottobre del 1935. Rimase famoso il lungo monologo esistenzialista reso alla polizia sul letto di morte nell'ospedale cittadino. La sua tomba fu adornata con croci e collocata in un cimitero della contea di Westchester, nello stato di New York. Sebbene la sua ricchezza al momento dell'uccisione fosse stimata in un valore di 7 milioni di dollari, non è mai stata trovata alcuna traccia del denaro. Poco prima della sua morte, temendo di essere incarcerato, Schulz commissionò la costruzione di una speciale cassaforte ermetica e impermeabile, dove custodì i suoi averi. Schulz e un suo fedele collaboratore trasportarono la cassaforte in un luogo ancora oggi sconosciuto, da qualche parte dello stato di New York, seppellendola. Il luogo esatto in cui fu sepolta la cassaforte morì con lui e col suo collaboratore. Si dice che i nemici di Schulz e i cacciatori di tesori abbiano passato il resto della loro vita a cercarla, ma di fatto la cassaforte non fu mai recuperata. Dello stesso autore ascolta Storie e misteri siciliani, scritti dal destino. Mi chiamo Fabio Fabiano e sono un giallista. Ho scritto diversi libri, raccontato tante storie, ma guardando la realtà sono accorto che il destino ha dato vita a degli eventi che farebbero impallidire i migliori scrittori e drammaturghi del mondo. Dopo aver visto ciò che mi circonda e aver studiato i documenti del passato, ho pensato che non mi restava che raccogliere questi casi creati dal destino e raccontarveli. Storie e misteri siciliani, scritti dal destino.